È entrata in vigore stamattina l'ordinanza che prevede le targhe alterne ad Avellino. Per 2 mesi potranno circolare liberamente solo le auto Euro 6, quelle elettriche, ibride o alimentate a GPL. Ed è subito polemica, posizioni critiche arrivano dal sindacato di polizia e da una parte dei commercianti del capoluogo. Molti cittadini inoltre hanno fatto notare come, alla luce di numerose ricerche scientifiche, le Euro 6 prevedono valori limite invariati rispetto ad Euro 5 e perciò non si comprende il perché non sia stata estesa anche a questi ultime vetture la possibilità di circolare. La gran parte dei cittadini intervistati resta scettica e perplessa sull'utilità di questo provvedimento. Sicuramente è necessario ma insufficiente a risolvere il problema, perché se non cambiamo mentalità di mobilità in questa città, aumentando i mezzi pubblici, aumentando le bici, non andiamo da nessuna parte. Noi veniamo da un'altra provincia, veniamo dalla provincia di Caserta, siamo di Capua. E purtroppo alcuni di noi non sono riusciti a venire perché non avevano la targa dispari. Se porta un beneficio alla città o alla provincia stessa è un qualche cosa di positivo. Per me è un altro flop che hanno fatto. Non è possibile che questa volta hanno fatto invece di un mese, l'hanno portato per 2 mesi. Però il 26 maggio l'hanno lasciato libero, l'hanno lasciato per poter andare a votare. Non è una cosa giusta per me. Il blocco del traffico è un provvedimento emergenziale, lascia il tempo che trova. Certamente sono quei provvedimenti che bloccano un po' la circolazione, creano problemi alla cittadinanza che magari potrebbero essere risolti in maniera diversa, credo, diciamo. L'idea principe sarebbe stata quella, e anche corretta, di formulare anche un'idea di mobilità alternativa se non si vuole far utilizzare la macchina. Che mi pensò? Che lasciamo la casa la macchina?